È Carlo Ginzburg, il vincitore della 16ª edizione del Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Storico, saggista e accademico italiano, vanta due genitori illustri del calibro di Leone e Natalia Ginzburg, protagonisti del panorama storico e culturale del secolo scorso. Ma Carlo Ginzburg fa benissimo anche da sé. Professore a Bologna, Pisa, nelle più prestigiose università americane, da Harvard a Yale a Princeton, è uno degli storici più originali e influenti dei nostri tempi. Vince la 16ª edizione del premio Tomasi di Lampedusa con il saggio storico-filosofico Non di Manco. Da un lato certamente un grandissimo piacere, un riconoscimento straordinario, dall'altra parte sorpresa, perché questo premio effettivamente finora è stato dato a romanzieri. Io non sono un romanziere, sono uno storico, e quindi mi sono interrogato su questa scelta. Certo, il libro ultimo che ho pubblicato, Non di Manco, ha, diciamo, alla sua conclusione c'è un saggio dedicato a Gattopardo. Però lo stesso, diciamo, la sorpresa c'è stata. Sul palco per la consegna del premio tutti i componenti della giuria, presieduta dal professore Gioacchino Lanza Tomasi. L'opera di Ginzburg ha proprio messo d'accordo tutti e poco importa non si trattasse di un romanzo. Carlo Ginzburg è uno storico sui generis, no? Che indossa le vesti del filologo, di uno storico che ha guardato in direzione ostinata e contraria, no? Seguendo le tracce dei personaggi minori, ma anche delle vittime, no? Quindi studiando la storia, diciamo, quella misconosciuta, scritta dai vincitori sui vinti. Una prospettiva che incrocia probabilmente anche la sua identità, pensiamo al suo padre, alle origini ebraiche. Probabilmente tutto questo rende Carlo Ginzburg uno studioso straordinario, no? Che riesce anche a incrociare i fantasmi del presente pur occupandosi di fatti storici ormai lontani e divaricati. La mia intenzione è difendere Lampedusa, che è uno scrittore particolare, un uomo che ha avuto una vita particolare, e due allievi che sono Orlando ed io, che hanno scritto su di lui, e c'è una letteratura che noi abbiamo promosso, da attacchi proditori. Fra i motivi del premio, questa cosa deve finire. Lettore d'eccezione, l'attore siciliano Francesco Scianna, asceso alla popolarità nazionale per aver interpretato Peppino nel film Baria di Giuseppe Tornatore. Quest'anno sul palco di Santa Margherita di Belice per interpretare alcune delle intramontabili pagine di Tomasi di Lampedusa. Sono onorato di far parte di questo evento, di poter dar voce alle parole meravigliose di Tomasi di Lampedusa. Leggerò un brano del Gattopardo e Ricordi d'infanzia, anche lì un breve trattato, e spero di riuscire a disegnare questi paesaggi con la mia voce. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, si può fare, puoi correre, volare, puoi cantare. Sempre molto atteso il momento musicale che quest'anno ha visto esibirsi nella splendida cornice di Piazza Matteotti il violinista e cantautore Angelo Branduardi. Senza alcun bisogno di presentazione, il maestro ha incantato il pubblico, bellicino e non, con una selezione dei suoi brani più belli ed emozionanti. Non solo un concerto, ma quasi una rappresentazione teatrale in cui note e parole hanno preso vita sulla scena, restituendo al pubblico atmosfere magiche e vecchi sapori di infanzia. Alla fiera soldi, un topolino, mio padre. Il premio si conferma dunque un'eccellenza tutta siciliana. A Santa Margherita il merito di continuare anno dopo anno a portare avanti un progetto di alto livello culturale con benefici per il territorio. Non nascondo che è un grande sforzo per il comune di Santa Margherita di Belice organizzare questo premio letterario, però ben diceva, siamo alla 16ª edizione, possiamo dire che veramente da questa cittadina è passata la migliore letteratura contemporanea e anche forse i migliori artisti contemporanei. È una sfida che abbiamo con noi stessi. Noi vogliamo regalare a chi viene a Santa Maria di Belice una serata diversa, una serata dove si parla di letteratura, dove si parla di spettacolo compatibile, ma soprattutto vogliamo accendere una speranza per chi crede che la Sicilia può rinascere anche attraverso la promozione culturale e la promozione delle cose belle che abbiamo.